Il comitato a Ravenna annuncia, dopo oltre 20 anni di ritardo rispetto alle altre città emiliano-romagnole, vi è stata l'aggiudicazione del bando per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche, ma la scelta del comune di Ravenna è stata quella di affidare l'elaborazione ad archeologhi non ravennati, creando enormi perplessità per la loro non conoscenza del territorio. A Ravenna è un gruppo di persone che ama la propria città e, siccome ci piacerebbe valorizzarla il più possibile, siamo partiti da questo obiettivo. E come lo facciamo? Abbiamo visto per esempio che ultimamente, dopo una ditta che a Ravenna non si voleva fare, si è proceduto a dare l'appalto a un'azienda di Reggio Emilia per fare la carta delle potenzialità archeologiche, che è la carta che dovrebbe segnalare tutti eventualmente già i ritrovamenti fatti in città, perché quando si costruisce, quando si demolisce, qualsiasi cosa, si sappia che in quella zona c'è un maggior rispetto da portare. A questo punto, in pratica, noi abbiamo detto, pensato, se hanno dato l'appalto a una ditta di Reggio Emilia, va bene, sono andati al minor ribasso, ma come potranno, senza, con tutti i vincoli che il bando gli dà, cioè non possono fare più di tot rilevamenti, non possono chiedere delle collaborazioni, e quindi come faranno loro a ricordarsi, a poter segnalare tutto quello che nei secoli è stato segnalato e trovato nel nostro territorio? Perché chi vive e lavora nella città già conosce, diciamo, le situazioni e il resto. Come hanno tutta il comune, compreso il forese, io, insomma, con tutta la buona volontà sfido chiunque nel giro di un anno a rendersi edotto di tutto quanto. Si dovrà rifare la pavimentazione di Piazza Kennedy. La pavimentazione di Piazza Kennedy non la si fa sopra l'altra, eccetera, verrà scavato, rifatto un piano debito e quindi rifatta tutto quanto, per le fogne e per il resto. Cosa costerebbe, il prezzo qual è? Andare giù un metro o due in più? Andare a vedere? Sotto c'era il mondo, si tirano via i mosaici, quello che c'è rimasto, si portano al museo e si rifà la pavimentazione.